Salve a tutti e benvenuti o bentornati su The Dottor. Nel video di oggi andiamo a parlare di probiotici e anche un pochino di prebiotici. In particolare vedremo in linea generale cosa sono, quali sono i loro potenziali benefici, i loro benefici in maniera più approfondita però ne tratterò in un video a parte, quindi preparatevi anche per quella nuova uscita e andremo a vedere che caratteristiche devono avere per funzionare e per darci dei benefici, come si dice. Ma prima di iniziare col video di oggi vi devo chiedere di iscrivervi al canale, lasciare un bel like al di sotto di questo video e lasciare un bel commento per far capire a me e a YouTube che l'avete apprezzato. È importante che lo apprezzi e che lo capisca anche YouTube, perché in questo modo i video di The Dottora verranno girati a tantissime altre persone e la community di The Dottora crescerà sempre e sempre di più. Quindi grazie a tutti voi che partecipate attivamente alla community. Bene, ora dopo questa introduzione, questo piccolo ringraziamento, possiamo iniziare col video di oggi. Cosa sono i probiotici? Beh, i probiotici sono dei batteri che però sono un po' diversi rispetto a quelli che ad esempio ci fanno venire le malattie, ad esempio da uno streptococco. Sono molto diversi e interessano specie chiamate ad esempio lattobacilli o lactobacillus, bifidobatteri. Solitamente sono questi i generi di batteri che hanno delle proprietà probiotiche. Ma quindi sostanzialmente cosa vanno a fare questi probiotici? Beh, questi probiotici, in cambio di una casa che gli diamo noi, quindi andando a ingerire questi probiotici, li ospitiamo nel nostro intestino e loro, da bravi inquilini, cosa fanno? Loro ci danno dei vantaggi, ci possono dare dei vantaggi per la salute, che vanno dalla salute cardiovascolare fino alla salute gastrointestinale, la prevenzione delle infezioni. C'è chi dice addirittura, ci sono anche molti studi in proposito, un'azione neuroprotettiva, antidepressiva, eccetera eccetera. Poi effettivamente quale sia la magnitudine dell'effetto, degli effetti in tutti questi vari campi, in certi casi è ancora oggetto di studio e comunque, vi ripeto, sarà oggetto di un prossimo video. Ma che cosa possiamo dire comunque di questi probiotici per quanto riguarda la loro ingestione? Beh, questi batteri devono fare un percorso bello arduo, bello lungo e bello arduo per arrivare dove interessano a noi, cioè nella parte un po' più avanzata dell'intestino, quindi a livello del colon. Perché? Dopo aver passato la bocca, devono passare l'esofago, l'acidissimo stomaco, poi andare a resistere a tutta l'attività degli enzimi pancreatici, che sono quelle sostanze che poi vanno a farci digerire gli alimenti e quindi non devono essere distrutti o uccisi per esercitare poi la loro attività da tutte queste sostanze. Inoltre ci sono i sali biliari, utilissimi, anzi fondamentali, perché noi riusciamo ad assorbire i grassi, però questi sali biliari hanno anche un'azione corrosiva, diciamo, e potenzialmente possono anche uccidere i batteri che passano di là. Quindi comunque bisogna assicurarsi che nel momento in cui noi andiamo ad assumere, magari anche ad acquistare, i probiotici si trovino in una forma che gli permetta di rimanere vivi e attivi a livello dell'intestino, quindi di non morire durante il tragitto. Fortunatamente esistono delle specie di batteri come Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus. Sì, i nomi spesso sono un po' lunghi, un po' complessi, un semi scioglilingua, ma ve li sto dicendo perché comunque sono quelli che poi voi andate a trovare ad esempio nelle boccettine di probiotici. E quindi sono questi i più comuni batteri probiotici che andiamo a ritrovare nei prodotti acquistabili, oppure anche negli yogurt, perché questi batteri non hanno solo la capacità di essere degli ottimi inquilini nel nostro intestino, ma vanno anche a fermentare alimenti come il latte, andando a formare lo yogurt, molto banalmente, ma non solo lo yogurt. Troviamo probiotici anche in altri alimenti come il kefir, il kimchi,
Oppure ancora il tempeh, che sono dei fagioli di soia fermentati, il saporitissimo condimento giapponese miso e diversi altri alimenti, anche facenti parte delle culture tradizionali di diverse nazioni del mondo, hanno appunto come caratteristica questo di essere sostanzialmente dei probiotici naturali, quindi non solo integratori da farmacia o comunque da banco, ma anche vera e propria parte integrante dell'alimentazione. Scusate se avete sentito scampanare, è perché effettivamente qua quando sto registrando sono le 8 in punto e quindi suonano le campane e quindi mi dispiace. Come al solito con un tempismo perfetto. Quindi una cosa che dobbiamo andare a controllare nel caso in cui noi stessimo acquistando un probiotico in forma di integratore da banco, quindi non come parte di un alimento che semplicemente ci mangiamo così com'è, cosa dobbiamo andare a controllare? Che si tratti di una forma resistente alla digestione, quindi non solo gastroresistente, cioè resistente all'acido dello stomaco, perché non deve passare solo lo stomaco, appunto che si trovi in una forma, ad esempio una capsula o comunque una microincapsulazione anche nell'ambito di un formato diverso, magari un granulato molto fine che però poi a livello microscopico ha una microincapsulazione che comunque permette a questi batteri, a questi probiotici, questi fermenti lattici di arrivare vivi e attivi nell'intestino. Ma non è solo la forma in cui andiamo a trovare, non solo il formato in cui troviamo il probiotico a determinare la sopravvivenza e anche, diciamolo, la vitalità, il fatto che non solo riesca a farci la casetta nel nostro intestino, ma a questa casetta non sia una triste capanna pronta a essere buttata giù con un soffio di vento, ma una villa bella, grande, tutta fatta di mattoni, di marmo, di granito, super resistente che non la butti giù, ma quasi con una palla demolizione. Come possiamo rendere la casetta dei batteri probiotici che vogliamo ospitare super resistente? Beh, dobbiamo creare un ambiente favorevole alla colonizzazione. E noi questo come andiamo a farlo? Con i cosiddetti prebiotici, che quindi vanno ad aiutare i probiotici. In sostanza i prebiotici non sono altro che la pappa, quindi il cibo di cui si alimentano i probiotici. Sostanzialmente nella maggior parte dei casi si tratta di fibre, di carboidrati fermentabili, per questo infatti loro si chiamano fermenti lattici, perché questo fanno, fermentano nel momento in cui metabolizzano queste fibre, carboidrati fermentabili come ad esempio l'inulina, ma non solo, tanti altri tipi di fibre che hanno riconosciute proprietà prebiotiche, quindi anche se non vanno a costituire effettivamente un rinforzo in termini di numero di soldatini della nostra flotta, della flora gastrointestinale, andiamo comunque a rinforzare quella già presente, dandogli comunque gli strumenti giusti, i materiali giusti per andare ad accrescersi, a moltiplicarsi e far sì appunto che le specie dominanti siano quelle che vanno a nostro favore e che non è che alla prima salmonella che passa di lì ci viene una gastroenterite. Ecco, diventiamo anche molto più resistenti nei confronti di potenziali colonizzatori che ci sono assolutamente sgraditi. E sostanzialmente i prebiotici dove li andiamo a prendere? Li possiamo andare a prendere o in forma di integratore oppure, molto banalmente, dato che si tratta di fibre, dobbiamo andare a consumare alimenti ricchi di fibre, e più sono varie queste fibre e più ben integrata, più cosmopolita, diciamo, sarà la flora del nostro intestino. Quindi le fibre le possiamo andare a trovare nei legumi, nella frutta, nella verdura, ma anche nei semi e nelle noci, perché anche se si consumano essendo molto caloricamente densi in quantità più ridotte, anche quel tipo di fibre che contengono è anche molto importante. Il tipo di grassi buoni che contengono vanno a fare del bene, a stimolare la nostra flora buona, la flora batterica intestinale, i nostri probiotici a proliferare, appunto a dominare contro i batteri patogeni, dandoci appunto gli effetti benefici che tanto desideriamo. Quindi avere una dieta molto ricca di alimenti ricchi di fibre, magari anche con qua e là un alimento
fermentato, anche una sola porzione di alimenti fermentati al giorno, un po' di kimchi, oppure un giorno potreste provare una ricetta con il tempeh, oppure ancora fare una zuppa di miso, assicurandovi di non cuocerlo, di non farlo bollire, sennò a quel punto i batteri morirebbero. E poi comunque consumare appunto tanta frutta, verdura e legumi. Allora in quel caso stareste come integrando naturalmente la vostra alimentazione senza in realtà alcuna necessità di alcun integratore con prebiotici e probiotici. In particolare andremo a vedere i singoli benefici che i prebiotici e i probiotici possono dare alla nostra salute nel prossimo video. Andremo a vedere che vantaggi possono avere per il cuore, che vantaggi possono avere per il sistema nervoso, eccetera. Bene, siamo quindi giunti alla fine del video di oggi. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like e un commento al di sotto di questo video. Inoltre vi ricordo che esiste il The Dottora Shop, il mio shop, dove potete andare a prenotare una consulenza nutrizionale personalizzata. Ci troverete anche una bella descrizione dove vedete in cosa consiste l'esperienza della visita fatta con me. Oppure se doveste avere delle esigenze particolari potete anche mandarmi una mail a thedottora@gmail.com e allora lì ci metteremo d'accordo in maniera diversa per la consulenza personalizzata. Bene, spero che il video di oggi vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da The Dottora.